Ciao a tutti, io sono Angelo e vi presento il mio canale AC Drone Design for Performance. Riflettevo oggi sul fatto che sono passati già 3 anni e mezzo dalla mia laurea. Negli ultimi tempi ho provato una sorta di nostalgia verso quegli argomenti ingegneristici che non mi hanno fatto dormire le notti negli anni passati. So che per molti di voi, se siete degli ingegneri che mi state seguendo, questa può sembrare un'eresia, ma vi confermo che un po' mi manca avere a che fare con certi argomenti. Inoltre, su internet, già ai tempi in cui studiavo, ma ancora adesso, non c'è grandissimo materiale per quanto riguarda i video. Temi come l'aerodinamica, le aerostrutture, la propulsione, sono argomenti che sono poco trattati a livello di video, di intrattenimento, di informazione, di formazione su internet, su YouTube in particolare. D'altro canto, il tema dei droni, degli UAV, è molto diffuso su YouTube in particolare, ma tutti questi video si concentrano o sulla recensione di modelli commerciali o sulla costruzione di modelli partendo da zero, ma pochi affrontano il tema dal punto di vista ingegneristico. Altri ancora invece mostrano nei loro video le spettacolari riprese che riescono a fare con i loro droni. Io stesso avevo aperto un canale in cui andavo a caricare saltuariamente alcuni dei video che avevo girato con il mio drone autocostruito. Per questi motivi, data appunto la nostalgia che avevo verso queste materie ingegneristiche, ho deciso di proporre sul mio canale una tematica che a mio parere è molto interessante ma poco esplorata, ovvero il tema dei droni ma con un taglio ingegneristico. Per droni ovviamente, come ben sapete, intendo appunto i classici quadricotteri, gli UAV ad ala fissa. In generale includo nella parola drone tutti questi velivoli radiocomandati senza pilota. Prima, badate bene, ho parlato di video su droni autocostruiti. È vero, è importante la costruzione del modello perché ti permette effettivamente di realizzare fisicamente il tuo prodotto. Ma in tutti questi video quello che manca è la fase di progettazione, che a mio parere, e se condividete i miei punti di vista, è una fase ancora più importante della realizzazione, perché ti permette di evitare acquisti sbagliati e quindi ti permette di risparmiare soldi, ti permette di realizzare un telaio il più leggero possibile. Ti permette di magari anche individuare delle soluzioni innovative, ti permette di disporre i vari strumenti con criterio sul telaio del drone. L'obiettivo quindi di questa serie di video che troverete sul mio canale sarà volta a diffondere, diciamo così, a trasmettere la filosofia della progettazione al fine di realizzare un modello radiocomandato. Come lo strutturiamo quindi il canale? Bene, ogni giovedì io pubblicherò un video su un argomento principale che tratterà argomenti di aerodinamica, di strutture, di propulsione, di controlli automatici, di requisiti e normative, di elettronica, di simulazione. Ma durante la settimana, quindi tra un video e l'altro, pubblicherò, a seconda delle esigenze, dei video secondari. Secondari non per importanza, ma nel senso che saranno degli aiuti alla comprensione degli argomenti principali di cui parleremo il giovedì. Ci sarà un giorno, e avevo pensato al sabato pomeriggio, in cui racconto un po' la mia esperienza, sia universitaria, o anzi di scelta dell'università, il mio percorso di studi durante gli anni dell'università a Torino, e il post laurea, quindi l'inizio del lavoro, il tirocinio, il lavoro che sto svolgendo. Così, giusto per dare degli spunti, magari se tu sei uno studente che vuole intraprendere un percorso di studi, in ingegneria ovviamente, o anche magari per farti capire com'è la situazione lavorativa in Italia, dal piccolo della mia esperienza. Ci sentiremo, ci vedremo, anzi,
con dei brevi video in cui racconto un po' appunto la mia storia, le mie esperienze, anche magari come mi sono appassionato di droni. Vi racconterò del mio modello autocostruito, di tutte le esperienze di volo che ho fatto e della sua inesorabile fine, purtroppo. Detto questo, io vi invito semplicemente ad iscrivervi al canale in modo da restare aggiornati sui video che verranno pubblicati. Sarei molto felice se si instaurasse un rapporto di confronto su questi argomenti. Il nome del canale altro non è che le iniziali del mio nome e cognome, e lo slogan rappresenta un po' la mia mission, cioè progettare per avere prestazioni di un livello superiore. Vi aspetto quindi con il primo video principale giovedì prossimo. Vi anticipo già che tratterà di profili a basso numero di Reynolds, quindi parleremo di aerodinamica. Rimanete in allerta perché, appunto, parlando di aerodinamica, in settimana troverete dei video che aiuteranno a comprendere il fenomeno. A presto allora a tutti, spero di vedervi numerosi sul mio canale. Un'ultima cosa, in realtà un off topic. Tutti i miei video saranno accompagnati da dei miei compagni di viaggio, chiamiamoli così, che sono i 5 Samurai. Non so se qualcuno di voi li conosce. Erano il mio cartone preferito quando ero piccolo e saranno sempre qui a farmi compagnia durante la registrazione dei video.